Ciao, oggi nuovo video haul, vi voglio far vedere gli ultimi acquisti che ho fatto in questo periodo. Direi di iniziare subito e parto con l'unico acquisto che ho fatto da Tigotà e ho voluto acquistare per 3,50 euro o 3,90 euro della Garnier della linea Skin Active questa nuova acqua micellare bifase con fiordaliso da 400 ml. Per occhi e pelli sensibili, strucca, deterge e rilassa senza risciacquo ed è adatto anche per chi indossa le lenti a contatto. Allora, io ho provato altre due acque micellari di Garnier, quella per le pelli sensibili col tappo rosa e quella per le pelli miste con il tappo verde e mi sono trovata benissimo, le ho finite e ricomprate un sacco di volte, sono veramente delle ottime acque micellari e ho voluto acquistare anche questa qua. Anzi, fatemi sapere se magari volete un test su strada, magari quando sono truccata bella pesante, magari possiamo fare un mistrucco con voi. Fatemi sapere se l'idea vi può interessare e se l'avete provata, se l'avete acquistata, fatemi sapere comunque tutto qui sotto nei commenti. Io sono molto curiosa di provarla. Poi, passando ad OVS, ho acquistato due pennelli della nuova edizione limitata di Essence e ve li faccio vedere subito. Allora, questo qui. Questo qua è lo 01 Angle Angie. Ecco qua, questo è il pack. Guardate che bello. Ed è fatto in modo molto particolare. Vedete? È proprio angolato, cioè ha una forma molto particolare. Ed è morbidissimo, bello fitto ed è adatto per fare gli smokey eyes. E non vedo l'ora di provarlo. E l'ho pagato 2,49 euro. Mentre quest'altro, che è un pochettino più grosso. Ve lo faccio vedere subito, ecco questo qui ed è lo 01 Flawless Fonda. Ecco qua, cioè sono troppo belli. L'ho pagato 4,49 euro. Questo qua invece si presenta così, comunque bello fitto, bello morbido ed è adatto per i prodotti in crema, quindi magari per utilizzarlo per applicare per esempio il correttore oppure il fondotinta o il prodotto in crema, magari un illuminante, un blush o anche per fare il contouring in crema, perché no? Non vedo l'ora di provarli. Fatemi sapere se avete provato questi pennelli, se li avete provati, se li avete trovati. Fatemi sapere tutto quanto. Passiamo a quattro prodottini che mi ha mandato la mia amica Francesca, che ha un canale qui su YouTube e anche un blog. Comunque vi lascerò tutto qui sotto nell'info box. E mi ha mandato quattro prodottini che ha preso per me al Cosmoprof. Sì, purtroppo io non sono riuscita ad andare quest'anno al Cosmoprof e lei è stata talmente gentile, da mandarmi questi quattro prodottini sotto mia richiesta. E vi faccio vedere subito che cosa mi ha mandato. Allora, in primis di questo marchio Integra Salus, questo detergente viso addolcente, ecco questo qui. Poi questi tre prodotti dello stesso marchio. Allora, questo qui è il marchio Alama Professional ed è la linea al carbone. Mi ha mandato questo shampoo da 60 ml con arnica e carbone attivo. Non contiene solfati, siliconi, coloranti artificiali, slash e parabeni. Poi, sempre della linea al carbone, la maschera. Poi il pre-shampoo. Grazie mille Franci per avermi dato appunto la possibilità di poter provare questi prodotti e poi appena li ho provati per bene ti faccio sapere e vi faccio sapere soprattutto cosa ne penso. Grazie mille ancora, sei un tesoro, ti mando un bacione enorme. Poi passiamo agli acquisti che ho fatto dalla mia amica Valentina, che ha una parafarmacia a Somma Lombardo che si chiama Piano Bio. Se non la conoscete, ma siete della zona di Novara e Varese, ragazze, passate da lei. Comunque vi lascio qui sotto nell'info box tutti i link di riferimento per poterla conoscere, vedere tanti marchi che ha all'interno del suo negozio. E io ho voluto acquistare tre prodottini. In primis, questi patch per gli occhi, ve ne faccio vedere solo uno perché sono uguali, li ho pagati entrambi 1,90 euro e sono della Di Zao Natural. Questi Gold Eyes Patches,
idrogel con acido ialuronico al loro interno. Ne ho sentito parlare benissimo sia di questi patch che della linea di Zao, anche con maschere in tessuto. Hanno degli ottimi prodotti, devo dire, e non vedo l'ora di provarli. Infatti stavo cercando qualche rivenditore, ma quando li ho visti da lei ho subito preso la palla al balzo e li ho acquistati. E poi, sì ragazze, ci sono cascata anch'io, ho voluto acquistare un prodottino di Nabla. Sì, la mia prima tinta labbra di Nabla, sono felicissima, ed è la Dreamy Matte Liquid Lipstick. Ecco qua, questo è il pack, si apre in questo modo e vi faccio vedere subito la colorazione che ho preso. Questo è il colore, guardate, già il pack è tutto uno spettacolo. E la colorazione che ho scelto di prendere è Kernel. Questo è il colore, guardate che spettacolo. Ne ho provate tantissime da Valentina di queste tinte. Ho provato questa qui, ho provato quella rossa, quella nera. Quando le applichi si fissano e si fa una fatica boia a tirarle via dalle labbra, ragazzi, veramente. Però sono delle ottime tinte e non vedo l'ora di provarla per bene sulle labbra. E poi vi faccio sapere cosa ne penso. E questa tinta labbra, o anche qua lo scontrino così vi dico il prezzo, l'ho pagata a 14,90€. E poi Valentina mi ha dato un po' di campioncini da farmi provare e mi ha dato di Radici Toscane questo Deo Peregrino, poi per il mio cucciolo, per il mio amoroso, il Luca, ti mando un bacione tesoro, e mi ha dato da fargli provare della Green & Beauty questo shampoo rigenerante della linea Uomo, poi di Green Natural questo bagno doccia A+C+E energizzante, poi di Madara questo Cellular Repair Serum per tutti i tipi di pelle. Poi di Mossa mi ha dato questa crema giorno intensiva, reidratante ed energizzante. Poi sempre di Mossa questa mousse detergente. Di Green Natural questo balsamo con karité e girasole. Poi di Mossa questa maschera peeling 5 minuti e poi di Natura Equa questa crema corpo al mandarino verde. Grazie mille ancora Vale per tutti questi campioncini che non vedo l'ora di provare, anzi fatemi sapere se voi avete provato qualche prodotto, magari qualche campioncino di questi che vi ho fatto vedere o delle Dreamy Matte di Nabla. Fatemi sapere quali sono i vostri colori preferiti di queste tinte, scrivetemi tutto qui sotto nei commenti che sono curiosissima. Grazie mille ancora veramente Vale, ti mando un bacione grosso e passate dal suo negozio perché ha tanti prodotti interessanti, ha tisane, per quanto riguarda il make up per esempio ha Alchemilla, Puro Bio, adesso è diventata rivenditrice anche di Neve Cosmetic e c'è la nuova collezione Tea Collection, se volete andare a dare un'occhiata a Nabla, ha tanti prodotti comunque naturali, tra le novità per esempio ha Mossa, ha anche la Bio 5, ha l'Alchemilla, ha tanti prodotti veramente ragazze, c'è l'imbarazzo della scelta, passate da lei, non ve ne pentirete. E poi gli ultimi acquisti, ma belli succolenti, li ho fatti dalla mia amica Francesca, che ha l'erboristeria del Borgo, un negozietto carinissimo che si trova a Borgo Ticino in provincia di Novara. Se ancora non la conoscete vi lascio qui sotto nell'info box tutti i link di riferimento per poter andare a conoscerla, Facebook, Instagram e il suo sito, vi lascio comunque tutto qui sotto. E ho voluto acquistare un po' di prodotti. Allora, in primis, per 5 euro ho voluto prendere il body scrub alla papaya e zucchero di Organic Shop da 250 ml. Io ne ho consumati un sacco di questi scrub, sono buonissimi, hanno una buona azione scrubbante, non sono aggressivi, anzi vi lasciano la pelle bella morbida, liscia,
Sono adatti secondo me anche dopo il rasoio oppure la ceretta, sono veramente ottimi, non sono aggressivi, lasciano una buona profumazione sul corpo, ottimi. Poi costano veramente poco. Poi ho voluto riacquistare per la terza volta, come sapete io la amo, la mousse detergente alla malva di Bioficina Toscana. Di questo prodotto non mi dilungo più di tanto, scusatemi se mi impappino, ma ho tante cose da dirvi. Comunque, ritornando a questa mousse, ve ne ho parlato anche nel mio video dei prodotti preferiti numero 9, in collaborazione con la mia amica Fiamma. Lì ve ne parlo meglio, però è una mousse veramente ottima, la amo, mi ha cambiato completamente la pelle. Ve la consiglio, secondo me è adatta per tutti i tipi di pelle. L'ho pagata sulle 10,90 euro se non mi ricordo male. Ottimo prodotto. Poi ho acquistato di Puro Bio. Era un bel po' in effetti che non acquistavo prodotti di Puro Bio. E ho voluto prendere la Compact Foundation Leggerezza e Coprenza Modulabile. E questa è la colorazione numero 02. Ecco qua. Si presenta in questo modo, ha lo specchietto, questa è la cialda, bellissima, e poi ha la sua spugnetta che è veramente molto molto pratica. Io la sto utilizzando da circa 1/2 settimane e mi sta piacendo un sacco. Io lo utilizzo proprio con la sua spugnetta, prelevo una piccola quantità e riesco a fare tutto il viso. Insisto un pochettino di più perché, appunto, come c'è scritto sul pack, è modulabile, quindi potete stratificarlo. Io lo devo stratificare un pochettino di più sui brufoletti che ho sulle guance e sul mento perché, purtroppo, un po' lo stress, l'alimentazione, il ciclo, sapete, un po' tutti questi fattori messi insieme mi hanno fatto venire un po' di brufoletti, ma devo dire che i rossori li copre perfettamente, mi lascia il viso bello compatto, è bello coprente per quanto mi riguarda, questa è una mia recensione positiva e soggettiva soprattutto, e io mi sto trovando veramente molto bene, molto leggero, non è aggressivo e ho anche notato che sul naso e sulle guance che ho i pori dilatati riesce a coprirmeli, riesce proprio a minimizzarmeli e quindi io ve lo consiglio perché è veramente un ottimo prodotto. Dura da mattina a sera, io la sera lo strucco perfettamente. Ottimo prodotto, fantastico. Non mi ha fatto uscire altri brufoletti, visto che comunque è un prodotto nuovo per la mia pelle. Ottimo. E questo qui l'ho pagato o 8,90 euro o 9,90 euro, ma non me lo ricordo, ragazzi, perché non ho più lo scontrino, purtroppo. E poi ho voluto acquistare tre prodotti della nuova collezione di Neve Cosmetics in edizione limitata, la Teal Collection. E c'è il 10% o 15% di sconto, adesso non mi ricordo di preciso purtroppo, però c'è comunque una percentuale di sconto e ho voluto acquistare tre prodotti. Sì, ho visto da Instagram e ho detto no, questi qui assolutamente li devo acquistare. E allora ho voluto prendere questo qui che è il l'ombretto, guardate già solo che bello, molto luminoso, secondo me può essere adatto sia come ombretto che come illuminante ed è la colorazione Matcha. Poi ho acquistato la matita labbra che ho già testato e mi sta piacendo un sacco, è bella morbida, scorrevole, un bel colore intenso, fantastica, ed è la Cloud. E poi ho acquistato anche il gloss, eccolo qui, in questo color fucsia, bellissimo, è molto confortevole sulle labbra, si stende bene, poi in combo con la matita, fantastici, veramente bellissimi. E questo qui è il nome, Down the Rabbit Hole, fantastici, bellissimi. E poi Francesca mi ha dato, visto che ero un pochettino giù di morale per via di un periodo non bellissimo della mia vita,
mi ha dato in omaggio Multiform sempre di neve, questo gloss bellissimo fucsia, e mi ha detto che mi sta molto bene e mi dà un bel tono di vita, diciamo, ecco, mi stavo impapinando un attimo, e poi mi ha lasciato un sacco di campioncini. Allora, in primis, questa crema mani quotidiana, nutriente, idratante e rigenerante, poi mi ha dato questi altri campioncini qua, che adesso tiro fuori dalla busta, ok, e mi ha dato di Giada Cosmetics questo balsamo volumizzante per capelli sottili e grassi, poi di sempre Giada Cosmetics quest'altro balsamo qui, sempre lo stesso di cui vi ho fatto vedere prima, poi sempre di Giada Cosmetics questo balsamo anticrespo, e qui ce n'è un altro, poi ecco, un altro ancora, e poi questi tre campioncini del gel detergente intimo ultra delicato, e non vedo l'ora di provarlo, della Aloe Vera, la seconda di Zuccari. Eccoli qua. Grazie mille Franci per la tua gentilezza e disponibilità. Ragazze, passate all'interno del suo negozio, perché lei è veramente una ragazza dolce, solare, vi dà un sacco di consigli veramente utili. Poi la cosa bella è che comunque vi dice quello che pensa. Cioè, per esempio, non so, magari io provo un prodotto che magari a me non sta bene, però io mi impongo, e lei invece mi dice: no, guarda, che secondo me non ti sta bene, oppure sì, oppure cioè, comunque ti dà tanti consigli interessanti. È molto sincera, quindi passate, mi raccomando, e sono comunque contentissima di poterle fare pubblicità attraverso il mio canale. Sono felicissima di questa cosa qua. Bene, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di quello che vi ho mostrato, come vi ci state trovando, se abbiamo dei prodotti in comune. Scrivetemelo tutto qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, così se nei prossimi mesi dovessi acquistare ancora qualcosina, sarò ben felice di farvela vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto tantissima compagnia. Ah, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Quindi cliccate qui sotto, no, qui sotto è, mi confondo sempre, e un'altra cosa, attivate le notifiche con la campanellina, così vi arriveranno appunto le notifiche per i prossimi video che caricherò. Bene, detto questo, io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, scusatemi se mi sto impappinando in questo video, ma avevo tanta voglia di parlare con voi, e ci vediamo alla prossima. Ciao!